Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è un bivio, a maggior ragione in questo momento in cui ci accingiamo ad avere un nuovo governo. È importante che noi siamo consapevoli che è stata una delle più grandi conquiste della nostra storia, ha garantito un enorme aumento della qualità e della quantità di vita ed è stato un incredibile ascensore sociale, perché contrariamente ad altri paesi non ha mai chiesto la carta di credito ai propri cittadini per curarsi. Oggi siamo a un bivio perché di fatto la nostra popolazione è invecchiata, molto spesso ha più malattie, le tecnologie sono straordinarie, farmaci, medical device eccezionali che però costano e tutto questo può determinare una vera e propria insostenibilità del sistema. È importante che noi medici siamo consapevoli della necessità di lavorare bene, insieme, ovviamente insieme a coloro che prendono le decisioni a livello politico, che prendono le decisioni a livello economico, ma anche noi aprendo la nostra mente a quelle che sono le sfide della contemporaneità, quindi facendo più prevenzione, impegnandoci in prima persona a fare diagnosi precoci, impegnandoci in prima persona a spendere un po' più tempo con i pazienti per spiegargli, per fargli capire, non è una perdita di tempo, è una parte integrante, diciamo, del nostro lavoro, e poi naturalmente a collaborare con chi ci dirige nella riorganizzazione dei servizi sanitari. Soltanto in questo modo garantiremo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale prosegua anche in futuro ad essere quella grande conquista che abbiamo avuto per i passati 40 anni.